Sgomento, dolore ed incredulità questa mattina nella sala Camplone della Camera di Commercio di Pescara, dove in tanti hanno dato l'ultimo saluto a Daniele Becci, presidente della nuova Camera di Commercio Pescara-Chieti, al cui vertice era stato eletto appena 10 giorni fa. Un infarto lo ha portato via all'affetto di familiari ed amici all'età di 63 anni, dopo essere riuscito a coronare il sogno di vedere uniti i due enti camerali. Fra i primi ad arrivare questa mattina nella Camera Ardente il presidente della Regione Luciano D'Alfonso, assieme a tanti amministratori, esponenti dell'imprenditoria locale e semplici cittadini. Questo è il ricordo di Daniele Becci, affidato ad amici e colleghi. 29 dicembre c'era stata questa elezione di Daniele Becci a presidente delle due Camere di Commercio. Lei che cosa ricorda, che ricordo porterà di questi giorni che sono stati storici comunque per l'area metropolitana di Pescara? C'è stato poco tempo per, come dire, per godere della cosa. Lui già quella sera, col senno di poi, non è stato tanto bene. E come dire, per senso del dovere ha continuato a stare in campo nonostante stesse male, e in questo senso è stato un senso dello Stato, un senso dell'istituzione che è un grande insegnamento. Un ricordo di Daniele Becci da parte dell'ex presidente della Camera di Commercio di Pescara. Mi sembra ancora uno scherzo di cattivo gusto, e invece averlo visto così. Tra l'altro un uomo dinamico, un uomo attivo, credo che colpisca un po' tutti, umanamente colpisca tutti. Mi ha colpito, ma vedo che su, al di là dei convenevoli, ci sono gli amici, la gente che piange, quindi è un sentimento che un po' invade un po' tutti quanti. Riposi in pace. Esardizi, lei è stato per tanti anni presidente della Camera di Commercio, aveva avuto anche da un punto di vista proprio dell'ente camerale di Pescara anche degli scontri, delle polemiche con Becci, però sempre all'insegna del massimo rispetto. Ma questo era nato per il porto turistico, e Becci ebbe a dire: il porto turistico sta affondando. Il porto turistico non è affondato, non affonderà mai perché è solido. Io l'ho visto costruire dalle fondazioni fino alla fine. E tra l'altro non poteva andare fallito né affondare, perché quando noi l'abbiamo lasciato aveva 2.700.000 euro contanti in banca. Era stato mal informato tutto qua. Carmine Salce, per tanti anni vicepresidente della Camera di Commercio di Pescara, possiamo dire il braccio destro di Daniele Becci, avete condiviso tutte le iniziative degli ultimi 10 anni qui in Camera di Commercio. Sì, abbiamo condiviso con Daniele tanto, abbiamo condiviso tutto quello che questa Camera di Commercio è riuscita a fare di buono, e io ho condiviso con lui anche un percorso personale, umano, che mi lascia profondamente basito di questa improvvisa perdita. Noi abbiamo fatto insieme tante cose, non solo noi due, ma insieme a tutta la squadra della Camera di Commercio di Pescara. Lui era un uomo che riusciva a coagulare intorno a sé tutte le energie possibili. Insomma, abbiamo fatto condiviso con le associazioni di categoria. Allora era l'uomo della condivisione, e quindi questo ha caratterizzato tutta la sua attività all'interno della Camera di Commercio di Pescara, e lo ha portato ad essere il primo presidente della Camera di Commercio Pescara-Chieti, con tutte le premesse per costruire anche in questo caso una nuova squadra che avesse le stesse caratteristiche. Fra i primi questa mattina a visitare la Camera Ardente del presidente della Camera di Commercio di Pescara Chieti, Daniele Becci, il senatore Razzi. Senatore, lei conosceva bene il presidente Becci, avevate condiviso tante iniziative anche fuori dall'Italia. Sì, certamente, da 5 anni che abbiamo avuto una collaborazione di ferro, nel senso che io ho portato tanti ambasciatori qui alla Camera di Commercio di Pescara, e adesso con l'Unione, era felicissimo con l'Unione che ha fatto con Chieti, ed infatti proprio per festeggiare questo avvenimento il 25 e il 26 mi ha chiesto di portare l'ambasciatore di Malta, e subito mi sono fatto avanti, ed infatti
programmato il 25 e il 26 di gennaio l'ambasciatore di Malta qui a Pescara. Era lui così felice che e dice che così possiamo festeggiare veramente il nuovo anno con l'ambasciatrice di Malta, perché si sta aprendo il commercio con Malta, ma anche l'aeroporto Pescara-Malta.